Oggi il primo dei due concerti organizzati in occasione della festa della Valle d'Aosta, quello con i più noti artisti valdostani che si sono esibiti sul palco del Teatro Romano nella giornata di domenica 4 settembre. Si parla dei Dari, di Nei Ferren e dei Chimera, introdotti dall'MV Band di Filippo Inleré e Giorgio Broglio ed Andrea Valestieri, con i finali insieme a Noemi, artista ormai di grandissimo livello che non può abbassarsi a farsi intervistare da noi. Elena Mainè ha raccolto le impressioni e le anteprime dei Quattro Dari, di Simone Giglio dei Chimera e di Nei Ferren. Festa della Valle d'Aosta con Chimera. Simone, Davide, ciao. L'abbiamo perso. Davide arriva, è andato a prendere alcune cose che ci serviranno questa sera sul palco. Ma io ne approfitto per fare un po' di pettegolezzi. Possiamo fare un po' di pettegolezzi, Simone? Così, tra noi e tutti quelli che ci ascoltano. Dipende naturalmente di chi si parla. Parliamo di voi. Vabbè, su di noi si può spettegolare fin quanto ci pare, dai. Allora, siete sopravvissuti alla televisione, ma devo dire che c'è un ottimo esempio in questo concerto per la festa della Val d'Aosta, perché c'è anche Noemi, che non ha fatto una piega, anzi lei addirittura neanche il quarto, era il quinto posto all'X Factor numero 2, vero? Ah, hai detto bene, nonostante la televisione, perché la televisione è un buon mezzo, nel senso che ti permette di farti conoscere a un sacco di gente, fondamentalmente. Però può essere una lama a doppio taglio, perché poi dopo quel boom rischi di cadere nel dimenticatoio nel giro di poche settimane addirittura, perché la gente è abituata a consumare un prodotto e una volta consumato poi è andato, bisogna consumare qualcosa di nuovo. E invece se uno crede in quello che fa, se ci si circonda di persone che credono nel progetto, allora poi si riesce a costruire qualcosa di bello che può piacere anche alla gente e che si può portare avanti nel tempo. Tu sei il saggio del duo, posso dirlo? Cioè... Non me l'aveva mai detto nessuno. Ma no, perché forse tu non ti ricordi, ma più o meno a metà percorso di X Factor eravate venuti ad Aosta per fare un concerto, c'erano poi delle serate in giro, era prima del momento cruciale, chi entrerà in finale, chi no e via dicendo, e tu avevi fatto un'analisi del comportamento all'interno del loft che era veramente micidiale. Non me la ricordo questa cosa, non mi ricordo di che analisi parli in realtà. I comportamenti, i meccanismi, insomma tu sai benissimo come vi state muovendo, quindi adesso avete materiale nuovo da proporre, anche nella serata con Naif, con i Dari, con Noemi, avete qualcosa di nuovo e qualcosa di già rodato. Beh, qual è la vostra situazione adesso? È fondamentale avere un progetto, portarlo avanti e crederci sempre. Quando tu credi in qualcosa lo fai credere anche al pubblico, riesci a trasmetterlo nel migliore dei modi. E se uno non ha un progetto è più difficile, è normale, magari vuoi cantare ma non sai a chi chiedere per la scrittura dei pezzi. Invece se c'è un progetto solido lo si porta avanti. Questo sì, bisogna avere le idee ben chiare fondamentalmente in questo mondo, perché sennò è un attimo perdersi. Come state crescendo? Cioè, qual è la vostra direzione? Ma stiamo crescendo facendoci le ossa, nel senso che è un mondo molto strano questo della musica, soprattutto in questo periodo storico in cui i dischi non si vendono più, si lavora con il live fondamentalmente, e quindi ci stiamo facendo le ossa da questo punto di vista, sotto questo punto di vista, stiamo cercando di adattare ogni volta che proponiamo un concerto, adattarci alla situazione, adattarci al pubblico, e questo è fondamentale, perché a seconda del pubblico che hai di fronte bisogna cambiare il repertorio, bisogna cambiare il modo di approcciarsi col pubblico, e sicuramente è un bellissimo modo per mettersi in gioco. I critici, quelli che parlano addosso agli altri, i giornalisti, mettiamoli tutti quanti. Tutto il mondo. Ma tutti lo facciamo questo. Ecco, una cosa che si fa di solito è dire, il grande artista, ok, artista più band, ok, gruppo, ok, il duo? Come fa a sopravvivere? Non è che ne siano sopravvissuti molti, nella storia della musica italiana recente. Ma duo come gruppi, bisogna dire, quando ci si mette, si mettono più di una testa insieme, poi non è facile riuscire ad andare sempre d'accordo, a far andare avanti due pensieri magari diversi che riescono a incrociarsi e a capirsi. Bisogna fondamentalmente avere un grande feeling. Questo è indubbio.
È un progetto, il progetto è uno, anche se ci sono più teste, e quindi bisogna mettersi d'accordo, bisogna creare insieme. Non, certo non ci deve essere una persona che traina, perché sennò non si riesce a costruire, uno traina l'altro e si va avanti così per inerzia, ma prima o poi le cose si sfaldano. Se invece ci sono più teste, ma che creano, ognuno si occupa di una cosa, poi ci si mette insieme e si cerca di limare, di costruire, di migliorare le cose, allora secondo me è una carta vincente. Per noi lo è stato fino adesso e spero che possa continuare ad essere così anche nel futuro. Parliamo dei nuovi pezzi. Sì, nuovi pezzi, quante cose vuoi sapere? Certo che sono una pettegola. No, beh, siamo contenti perché stiamo lavorando su un nuovo disco e ci piace molto quello che stiamo facendo. Il percorso televisivo ci ha aiutato per ampliare anche le nostre vedute. Di sicuro il prossimo album conterrà diverse sonorità e anche questo è un bellissimo modo per mettersi in gioco, per mettere in gioco la propria vocalità e riuscire ad adattarla a diversi contesti musicali. Di sicuro la parte elettronica continuerà ad esistere sempre, perché ci piace tantissimo e vogliamo continuare a perseverare su questa strada, ma secondo me si sentiranno delle tante influenze in questo disco nuovo. Parliamo proprio della voce, perché è una delle vostre caratteristiche principali. Cosa cambierà nel vostro approccio vocale? Io credo che per quanto riguarda l'approccio vocale cambierà poco, nel senso che il nostro modo di cantare insieme è molto istintivo. E quindi a seconda del brano e a seconda dell'atmosfera riusciamo ad amalgamarci e a creare il sound di cui necessita il brano. E quindi credo che cambierà poco dal passato, nel senso che poi è il brano di per sé che crea un'atmosfera diversa. Le nostre voci hanno la grande capacità di riuscire ad amalgamarsi in questo contesto diverso in ogni brano. E l'obiettivo che vi date, la scadenza che vi date, per quando sarà il vostro nuovo album? Speriamo per il 2012, stiamo facendo tutto il possibile perché già per gennaio ci sia qualcosa di pronto, e questo è l'obiettivo. Non è detto che riusciamo a farlo, ovvio che quando uno autoproduce il suo prodotto non ci sono delle date come può dare una major, come può dare comunque un progetto costruito da tante persone, però i nostri obiettivi sono questi. Di sicuro a gennaio ci sarà anche lo spettacolo Utopia rivisitato con nuove, ma non dico troppo, perché essere così pettegoli? No, ci saranno tante novità anche per lo spettacolo, ci stiamo lavorando e siamo molto soddisfatti. Abbiamo trovato un bel gruppo di lavoro che crede nel progetto e che ci sta aiutando per costruire le cose nel migliore dei modi.